All my loving, na 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 na. Prima di iniziare questo film mi sono affidato molto ai consigli degli altri attori, proprio perché non avevo esperienze pregresse. E quindi un po' ho ascoltato i loro consigli, un po' ho cercato di stare con gli occhi aperti per capire cosa è meglio fare o non fare. Il primo consiglio me l'ha dato Alessandra Mastronardi, che quando ci siamo conosciuti mi ha detto: guarda, sul set cercati una sedia. Questo è stato il primo consiglio fondamentale, perché ci sono delle lunghe attese, si cambiano i set, si cambiano le camere, le luci, quindi trovati una sedia e siediti appena puoi. Poi ho capito da solo che è meglio non stare troppo vicino a Mastandrea quando maneggia il fuoco, perché il secondo giorno di shooting mi ha carbonizzato un pezzo di cranio con un bengala. Ma veramente, cioè, non ho più i capelli in quella zona di testa. Stare lontano da Sartoretti, che molto spesso mi lancia degli oggetti e mi prende nella faccia. Cercare di vivere in maniera più distaccata possibile le scene in cui c'è Guzzanti, perché altrimenti non riesco a stare serio. Anch'io quando ero giovane, mondo cazzo, stavo come te, disperato. Quasi la stessa vergogna di farsi vedere in giro. Ma poi c'è stava con Morbidelli a Morilevatori. Mi segui? Con Morbidelli a Morilevato il deposito da legna, capito? C'è stava il consorzio, ma queste cose già le sai. Però voi sono stati anni difficili, ma ce l'abbiamo fatta. Cercare di stare anche il più lontano possibile dalla coppia Mastandrea Giallini, perché sono pazzi e mi fanno molto ridere anche loro. E vediamo se c'è qualcos'altro. No, per adesso è ok. O forse. No, per adesso è ok.